Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Inizio questo vlog già a pomeriggio, bello inoltrato, diciamo. Abbiamo fatto merendina, ma questa mattina, regà, mi sono data alla pasta gioia nelle pulizie. Io quando faccio così non accendo videocamera, non faccio niente, perché sennò va a finire che non faccio più niente. Mi sono anche lavata i capelli, belli boccoloni, vero? Sono venuti bene, mo? Belli. Però nel frattempo che facciamo merendina, io e Giordano, ci ha suonato il corriere e qui c'è stato un pacco di Amazon che ovviamente io e Giordano ci siamo guardati e chiesti: ma hai ordinato te? No, ho ordinato io. No. Vediamo. Quindi, perciò sicuramente, ma sicuramente sarà qualcuno che ha preso qualche regalino a Sofia dalla lista Amazon che lascio ogni volta sotto ai video. Perciò sì, vediamo di che cosa si tratta, magari mi sbaglio, non lo so. Allora, qua io vedo che c'è sta questo qua. Allora sì. Che non so che cos'è. Poi ci stanno. Fa vedere. Questi. Fiocchi. Ah, sono fiocchetti. Fiocchetti che metti in testa. Qui ci sta un portaciuccio. E poi ci sono dei bigliettini. Dei bigliettini? Sì, leggi. Dei bigliettini. Allora, queste qui sono ricevute, cose strane. Qua c'è un bigliettino di auguri, un regalo da Sabrina. Goditi il tuo regalo da Sabrina. Grazie Sabrina. Poi un regalo da Sabrina, un altro regalo da Sabrina. Ciao carissimi, spero di farvi una gioia con questo piccolo pensiero per Sofia. Un abbraccio forte Sabrina. C'è da Sabrina. C'è il cognome, non lo scriviamo. E qua vabbè, c'è sempre il bigliettino uguale. E quindi regà, grazie Sabrina. Grazie Sabrina, un bacione, cioè veramente inaspettato, veramente proprio inaspettato questa volta, perché l'ultima volta che ci ha fatto il regaletto Pamela, che ringraziamo sempre, mandiamo un grosso bacione, che ci ha regalato quelle stampe carine che abbiamo messo sopra il fasciatoio, diciamo che un pochetto ce l'aspettavamo, nel senso che lei mi ha scritto sotto a un video: guarda, voglio farvi un regalino, però non riesco a... c'aveva un problema di indirizzo, perché diceva che gli dava il suo, non il nostro. Però ovviamente se voi scorrete giù c'è non c'è l'indirizzo nostro, ma c'è il nome di Giordano. Perciò diciamo che ce lo aspettavamo questo pacco da lei, non sapevamo cosa avesse preso, però sapevamo che ci aveva fatto questo pensierino. Questo qui ci è arrivato come inaspettato, perché io non ho letto, io sono andata a cercare se magari tu Sabrina ci avevi scritto qualche cosa sotto i commenti, non mi sembra, e se me lo sono perso chiedo scusa, ma ragazzi, io so una, mi può sfuggire qualche commento, anche se li leggo veramente tutti. Perciò è inaspettato, ma apriamoli, aspetta che li appoggio qua. Apriamo questi, queste qui sono delle fasce per capelli. Oddio, che carini. Una celestina, una rosa, un'altra arancione. Poi abbiamo questo colore qui, che è un, diciamo, Tiffany, verd'acqua. Un grigio chiaro, questa è giallina, fucsia, e poi abbiamo questo tipo viola, violacea. Sono un amore, cioè poi sono tantissime. Almeno quest'estate, amore mio, ci possiamo sbizzarrire a mettergli tutte queste fascette abbinate ai vestitini. Certo. Ne voglio aprire una, apro il mio colore preferito, che sarebbe il celestino, vediamo un po'. Sì, perché queste qua dovrebbero essere proprio estive. Oddio, che carina, vieni qua. Guardate che bella. Ma è carinissima. Guarda. Amo, tutto qui. Senti che materiale comunque estivo. Che carino. Tutte e due, regà, odora. E noi siamo fissati con l'odore. Sì, un altro. Apriamo un altro, questo. Che creatura. Che carina, grazie tante per il pensiero, regà, non è tanto per gli oggetti in sé, ma proprio è il pensiero. Vabbè, pensierino vostro che arriva a noi, chiaramente. E che comunque rimane, è una cosa che utilizzeremo, è bellissima questa cosa. Cioè, guardate, oddio, quanto sei carina. Poi, bellissime. Poi c'è sta questo. Ma poi il materiale è bellissimo, regà, cioè ve le consiglio. Belle. Poi abbiamo il portaciucci, io ancora non ne avevo uno, ho visto uno carino lì su Amazon e l'ho selezionato.
eccolo qua, questo qui rosa con una volpe e un elefantino. Ora vediamo come si apre, semplice, così. Qui si inserisce il ciuccio con la catenella. Hai capito? Qui abbiamo la catenella, questa qua, che è questa della mam, fatta apposta per il ciuccio che ho io, della mam. Carinissimo. Eccoli qua. Questo non so cos'è, devo dire la verità. Cos'è questo, secondo questo, te? Questo, secondo me... E io ho questi ciuccini qua, che sono sempre della mam, che gli ho preso a Sofia. Ora, vediamo un attimino. E dovrebbe essere compatibile, perché certo, è della mam. Qui c'è il ciuccino. Chiudi. Chiuso. Perfetto. Vedi? Che è chiuso con il tappino, poi... Poi questo qua andrà fissato qui in qualche maniera, che no, adesso che non vuol so. Dire in qualche maniera? Amore, ci stanno le istruzioni, guardali però. Va con l'accetto. C'è un laccetto. Ecco, non l'accetto, amore mio. No. Vabbè, praticamente dovrebbe venire così. Qui va legato, ma adesso non lo leggo. Con questo qui che è una protezione se stai in giro e magari non lo sta utilizzando. Questo aggancio qua. Che poi devo vedere per bene. Perché devo dire, tanto carino quanto può essere complicato. Perché mi ricordo che i miei fratelli l'avevano più semplice. Invece questo si deve allegare. Comunque, speriamo che tutto entri qua dentro, lo vediamo subito. Entra solamente il ciuccio, purtroppo la catenella non mi entra, ma questo lo sapevo perché questo qui non è della mamma. Però il ciuccio entra e questa poi magari una se la porta in mano, che quando gli dai il ciuccio lo leghi e glielo leghi sulla magliettina. Comunque, è troppo carino, regà. Sei stata veramente molto carina. Ti mando un bacione e intanto io mi vado a preparare che... non lo so quello che fanno, se andiamo a fare un giretto sicuramente. Grazie, 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 un bacione, ragazzi. Grazie Sabrina. A noi ci si stringe ogni volta al cuore. Sì, poi ragazzi, queste cose in miniatura, queste cose, boh, comunque. Come se voi faceste parte di questa piccola gioia nostra. Certo, no? Condividiamo, sì, insieme a voi tutto. E voi ci date man forte, ci sostenete. Grazie. Grazie. Ed eccoci qua. Noi nel frattempo ci siamo fatti una bella passeggiata, un girettino, sia con la macchina che a piedi, in un posto diverso stavolta, vero? Ci siamo, sì, gustati un pochettino. Sì, però ci siamo gustati sempre le onde del mare. Bello, ormai proprio, impastato, proprio profumo, l'odore, madonna, che odore di mare, bellissimo. Un po' degli odio. Adesso ci siamo parcheggiati per scendere, perché voglio passare da OVS, da Tezenis e tutti i negozietti che ci sono intorno per cercare una vestaglia decente, vestaglia barra camicia da notte per me, per il ricovero. Sì, perché diciamo che Sofia è super giù completa, manco io, regà, manco io. E poi a breve laveremo tutto quanto e inizieremo a fare le valigie. La valigia di Sofia ce l'abbiamo, perché abbiamo deciso di prendere quella che Giordano si era portato nel ricovero quando è stato trapiantato. Che è piccoletta, non ci sta per tutte e due, ma voglio fare per lei, così riesco a sistemare tutto per bene, la valigia, e per me forse un borzone. Sì, un borzone. Tanto, ma che ciò devo mettere, raga? Due ciappolette, due asciugamani e due vestagliette, mo? Bah. Ma per due giorni, ma che ti serve? Giusto quella roba per partorire? No, vabbè, giusto la roba che mi hanno scritto nella lista. Certo. Vabbè, raga, andiamo e speriamo di trovare un qualche cosa, ma tanto io non credo. Proviamo questa qui e vediamo come mi sta. Ok. Questa è una M. Va bene, no? Che ne so, carina è carina. Qua. Non ci fate caso che sotto sono vestita. È un po'. Va bene, io ho paura che questa non mi sta. Ho paura che più in là non mi sta di pancia. Calcolate già questa è M. Va bene, no. Non si è ancora elasticizzata. La voglio ancora. No. Sicuro? Sì, va bene. Ma che ci fa?
Non mi straccio, no. Non ci serve più. C'è anche il pantalone, volendo. Boh, non lo so. È pancia, che è? Amo, questa sicuramente non mi sta dopo. E questo è il pantalone. Boh, sono decisa. Scalcolate sotto, c'è pure la panta collante mia. Non mannava di spogliarmi tutta. Comunque. Botta elasticizzata? Sì, sì. Vabbè, mo decido e vediamo un po'. Allora, alla fine ho scelto tutt'altra vestaglia. Perché giustamente, raga, non avevo pensato, e meno male che avevo mandato una foto a mia mamma per dirgli ma carina come mi sta. E a una certa lei mi fa, vabbè dai, non ti preoccupare se hai caldo, magari da nonno ce la facciamo tagliare a manica corta. E io ho detto, perché a maniche corte? Ma che sta a dire? Che faccio? Compro una cosa per tagliarla? Che giustamente il cervello mio è rimasto sulle cose di Sofia, che ovviamente mi hanno chiesto manica lunga di cotone. Certo. E allora automaticamente anche per me stavo prendendo manica lunga di cotone. E ho detto, ma perché io? Cioè io non c'entro un cavolo. E io allora ne ho cambiato, ne ho presa una a manica corta. Non c'era bisogno che compravo manica lunga per poi farla tagliare a mio nonno. Cioè non ci avevo pensato, io non ci avevo pensato, amore. Infatti dai. Non capivo perché mi ha detto, perché ho da tagliare? Sto a comprare apposta e la taglio. E poi ne abbiamo presa un'altra, non sbaglio? No, una ne abbiamo presa. Ma una sola. E ho lasciato il pantalone perché poi velocemente con il telefono sono andata a guardarmi la lista e c'era scritto due camicie da notte. Non spezzato, allora è inutile spendere quei soldi per un pantalone che tanto non avrei comunque messo. Ma speriamo che mi stia, perché non mi andava di rispogliarmi, però ho 30 giorni per cambiare. Ora siamo in questo meraviglioso parco che si chiama il Parco Uliveto, perché tutti questi alberi sono olivi. Bellissimo. Là ci sono due aree per portare i cani e scioglierli e fare divertirsi. Qua c'è un, qua giù in fondo c'è un barra pizzeria, giù stanno dei campi da calcio, qua tutte lì le, c'è sta pista di pattinaggio, sì, là, sì, là tutte strutture per fare palestra. E noi ovviamente abbiamo ordinato la pizza sempre in questa pizzeria. Sì, questa è per giocare a bocce, ma penso che nessuno ormai da anni ci gioca. No, no, infatti, era. Ci deve stare la sabbia per giocare a bocce. No, amo. Come no, sì. Oddio, ci può giocare in tutte e due maniere. Ma se rompe a boccia, no? Boh, non lo so. Cosa che non so. Mai giocato. Comunque so anni allora che è così, perché non l'hanno mai messa la sabbia. Questa è la panchina mia. La panchina tua, ti dico. Questa è la panchina mia di quando ero giovane. Schella. Che ci venivo col fidanzatino qua. Lo sai? Che non ero io, ovviamente. Beh, ovviamente no. Ci avrò avuto 15-16 anni, perché comunque questo parco è bellissimo, ci mettiamo qua e passavamo i pomeriggi su sta panchina. Allora, per cui pure c'è da fare. Ma che ma dove dici perché ti mette sempre in mezzo? Che vuoi tu? Niente. Geloso. Io c'è da fare. Ma magari c'è scritto qualcosa pure, sai, amo? C'è scritto qua. Noi qua ci avevamo scritto, ma non penso, ormai ragazzi se sarà cancellato. Ma c'avevo 16 anni, amo. Come cancellare? L'uniposca è per sempre, se sa. Penso proprio di no. Sami, qui c'è scritto Sami. Dove? Sami. Non è vero. Sami, easy vlog. Io e Giordano abbiamo preso la pizza per le 7:30. C'ho la fame io, raga. Inizialmente volevamo andare a prenderla in una pizzeria che è veramente buona, questa ce l'ha fatta scoprire mio zio. E buona e economica, raga. Buona, raga, cioè fanno la matriciana, cioè tutti i gusti, cacio e pepe, carbonara, beh, non l'avrei potuta prendere. C'ho la fantasia, ma... Però? Sì. Niente. È 9:30. Però la potevamo prenotare per le 9, ma io e Giordano non ce la facciamo. No, ci arriva a 9. Fini che andiamo a casa, se sfonnavo, quindi lasciamo. E niente, mo aspettiamo che si facciano le 7:30, tanto si sta anche bene, e niente, poi andiamo a casa a pappare. Allora, Giordano è sceso a prendere le pizze, che si è fatta ora. Ovviamente noi non siamo stati lì al parchetto fino ad ora, ci siamo fatti una passeggiata con la macchina, perché cominciava a fare freddo. Comunque vi voglio far vedere, non dico la vestaglia perché non mi entrerebbe, per farla vedere, ma la faccio vedere a casa.
queste. Da quanto sono carine, raga. Sono mini calzettine. Due paia di calzettine bianche, carine. Poi hanno questo merlettino, carino. Eccolo. Profumo. Profumo dei funghetti. Non so come ho inserito. Qua, era questa. Le quattro frecce, ma. Allora, non me ne sono accorta. Dico, come che ho fatto qua? Amo. Mentre stavo facendo vedere le calzettine, dico, come ho fatto a mettere la freccia a sinistra, che io sto qua giù? E infatti toccavo quello laggiù, non ci ho fatto caso che avevo spinto questo. Che se è da luce, che c'entra che le frecce? Era la freccia però quella che faceva ah, così. Ah, ok. Hai capito? Buono, regà. Non è fanno. Buono. Comunque stavo dicendo, è difficile trovare le calzettine in miniatura, cioè le ho provate tutte, a meno che non c'è stato soltanto un paio e te fanno pagare 10 euro, cioè un'esorbitanza, raga. Due paia 7,50 euro. Cioè, un'esorbitanza, so cose piccole, c'è poco materiale, io non so perché la roba dei neonati te la facciano pagare così tanto. Calcolate che c'era in un negozio, tipo un vestitino, ma tanto carino, ma estivo, ma proprio leggero, sì, a 30 euro, cioè, mo, dai. Io manco per me spendo 30 euro per avere. Ma non è per quello, cioè, uno gli può spendere 30 euro su un giacchettino, su un qualche cosa che gli metti per più tempo, per una scarpetta, ma quella è un po' più grande, ma no un vestitino solo estivo e che gli metti solo quella volta lì. Eh sì, perché ora l'anno dopo c'è niente più. No. Ti fanno pagare troppo le cose da bambina. Comunque, quando andiamo a casa, io mi sto facendo veramente la plin plin addosso già da prima, però non mi andava di farlo tornare a casa per poi scendere lui. Dico, ormai stiamo qui in giro e la trattengo, almeno non fai su e giù. Io il cervello non è più dalla fame insomma, e poi con sto odorino senti proprio il fungo sì, perché Giordano ha preso il porcino, fungo e funghi e salsiccia bianca e patate e salsiccia. Ah, ma tutte e due, oddio, non ci ho fatto caso. Ah, l'ho detto sì. Vabbè, vai. Ah, hai visto come stavamo prima? È ingrippata. Cioè, il cervello proprio. Samantha non scende mai, ma quando scende si intrippa. E pretende che io mi intrippo da solo. No. Sì. No, stavamo discutendo dei gusti qui in macchina. Allora, detto, boh, non lo so, mo andiamo a vedere. Io già il gusto era funghi e salsiccia, e l'altro proprio la nebbia in testa. Anche perché per quello che posso mangiare o no, perché sennò io già a quest'ora me l'ho presa. Provo la speck, che è la mia preferita. Cioè, buonissima. Quella. Insalata e gamberi. Insalata e maionese. Però non c'era, ma non c'era. Io volevo di insalata e maionese, non ci ho pensato. Però che fai? Una perciò pizza poi, tutta poi stai lì. Lei che sta lì con quella penna che. Un attimo, tranquilla. Dammi meno. E meno. Il cervello non mi passavano i gusti, perciò stavamo lì come due tonti. Ma pure te però, Vabbè. E niente, ma andiamo a casa, raga. A pappare. Wow. Ok, arrivati a casa. Pipì fatta, mani lavate. E non vedo l'ora di assaggiare questa pizza. Perché in questa pizzeria ci eravamo andati una sola volta. Ci siamo trovati bene, però alla pizza alla pala avevamo assaggiato margherita e marinara. Era marinara, mo? Quella con la ricetta? Sì. E con basta. Napoli, vabbè, e basta. Mentre adesso l'abbiamo presa al piatto con altri due gusti. Che abbiamo preso? Aspetta, faccio vedere, no? Eccola, sì. Funghi e salsiccia. Vabbè, la presenta bene, no? Sì. E patate e salsiccia. Carini, l'hanno fatta al forno proprio per perché me. Perché Samantha è incinta, ovviamente. Sì. Bella. Sì. Mi fame. Miamme. Vabbè, raga, noi ceniamo. Buon appetito a noi, amo. Certo. Anzi, pure a voi. Visto che i video nostri comunque escono sempre verso le 8. O buona digestione, o buon appetito. Raga, ma non me si può guardare. A parte che mi fa grossa, Giordano dice perché è chiara. È chiara. È nero, come si dice? Cioè, che brutta! Ma io così devo andare. Sono brutta. Ma quanto sono grossa qui! Ma non è che devi andare a fare sfiate nuove, andare a parturire. Sì, ho capito, ma siccome non sono abituata. Parturire, non sono abituata a vedermi così. Comunque, vabbè, mancetta con la pizza, è bella mamma. Ovviamente Giordano dice che non devo andare a fare la bella. Il problema è che non sono proprio abituata a vedermi nemmeno con le gonne lunghe, perché essendo bassa, cioè, insomma, guardiamo.
Come faccio per metà, cioè dal primo di giugno fino all'ultimo, finché non partorisco? Va bene, poi. La comodità è mettersi proprio. Madonna. Cioè io adesso me lo sto misurando e poi magari lo devo tenere per partorire. Forse ho sbagliato. Io essendo tanto chiara di carnagione, a prenderlo così chiaro, proprio come si sbatte, Non è che c'è tutta questa gran scelta, quello lì, amo. c'erano 4-5 No, lì non c'era tanta tipologie. scelta. No, non mi piace. Vabbè, io ho 30 giorni per cambiarle. Quanto è brutta, amo. Amo. Cazzo ti frega? Dimmi che sto bella, dai. Stupenda. Dai, dimmi che sto bella. Bravo. Siamo uscita dall'Ottocento. Nell'Ottocento. Capite quelle che schiacciavano l'uva per far vino a piedi Ma nudi? perché invece non sembra che sono uscita Da horror. bravo, da qualche clinica dei matte. Sì, dei Guarda, sembra matti. una matta, regà. Poi con questi capelli scuri, comunque chiari, carnagione, questa vista Sei ieri. sciroccata. Madonna, che brutta. E poi chiudo qui a piedi nudi, proprio così, amo. Ho detto a Giordano che stavo a partorire. Sto Vabbè. imbarazzando per te ora. Andiamo Dai! Amo, Madonna, se scherza! Mamma mia, un po' di ironia, regà! Mamma mia, te sei questo ragazzo! Vabbè, comunque, a parte tutto quanto, sapete che mi piace giocare. Io concludo qua questo video. Non so se la terrò, Non mi piace per niente a me questa vestaglietta. Cioè, carina fantasia, ma addosso a me è brutta proprio, amore. Vabbè, che in quel momento, regà, tutto sto a pensare. Tranne che se sto Brutta. carino o brutta. Ma non perché voglio essere carino o brutta. Adesso io sto a casa, ma la sono misurata. Non mi ci vedo proprio, è proprio brutta. Vabbè, comunque, sti cavoli. E niente, raga, noi concludiamo qua questo video. Ci vediamo al prossimo, E ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi. Mua!